Ciao fragoline, come avete letto dal titolo, facciamo il succo di pesca fatto in casa. Per cui, prima di iniziare questa ricetta, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video. Lasciarmi un bel like, un commentino qua sotto, se volete altre ricette, fatemi sapere quali. E se volete, seguitemi su Instagram, che io ve lo lascio sia sotto in tutti i video che io pubblico e sia ovviamente qua di fianco. Lì metto tutto, non metto quasi mai qua su YouTube, ma su Instagram pubblico molte più cose che su YouTube, per cui seguitemi. Detto questo, vi lascio al video e prima di iniziare, ovviamente, sigla. Ciao! Un chilo di frutta, 300 grammi di zucchero e 1 litro d'acqua.
ricetta del succo di pesca. È facilissima da fare, come avete visto. Scusate se non ho parlato in questa ricetta, ma ho solo, diciamo, questa volta volevo farla diversa e invece di sentire la mia voce ho messo i, diciamo, le frasi, le parole sotto. Detto questo, fatemi sapere se preferite le ricette con la mia voce che io vi spiego come si fanno o ad esempio come ho fatto adesso. Diciamo che è stato molto più complicato scrivere come si fa la ricetta che, diciamo, parlare come sto facendo adesso. Per cui io preferirei parlare che dirvi, che scrivere sotto come farla. Comunque, fatemi sapere cosa preferite voi. Ogni tanto metto le ricette, ogni tanto. Queste ricette che vedete in questi mesi sono già praticamente registrate, che piano piano le registro. Per cui fatemi sapere come preferite, diciamo, che io registro con la mia voce o senza. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così non vi perdete neanche un solo video in cui io pubblico. Se volete, vi lascio giù sotto in tutti i video e anche qua o qua, non lo so, il mio Instagram. E lasciatemi un bel like e un commentino qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video, spero che questa ricetta semplice vi sia piaciuta. E fatemi sapere, mi raccomando, sotto anche nei commenti quale ricette che io faccio, che voi volete che io faccio. Fatemelo sapere sotto in questo video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!